A Roncofreddo tornano ad affrontarsi due squadre che hanno dato vita a match vincenti nelle categorie inferiori. In nuova fitta deve fare a meno di Stefanelli out per infortunio muscolare, mentre Mantini diventa per la seconda volta papà. Piuttosto auguri a lui e a famiglia. Il Roncofreddo mette in mostra individualità interessanti in questo campionato e anche nell'11 di partenza, ma soprattutto in stagione manda in gol diversi giocatori. Berardi e Vitali sono fermi a quota 6, Brigliadori, Donati e Pieri a 5, tra l'altro questi due assenti nella partita odierna. Arbitra la gara il signor Rossi della sezione di Cesena. 6 punti di divario tra le due formazioni nell'attuale stagione, l'inizio però è di marca locale. La rimessa laterale, Berardi ha il tempo di girarsi in area di rigore e di colpire la traversa, primo brivido per la porta difesa da Semprini. 2 minuti più tardi, Benvenuti vince un contrasto, la sfera carambola sui piedi Brigliadori che colpisce malamente la sfera. Lo stesso Brigliadori si ripete prendendo questa volta la mira, sfera non lontana dal bersaglio. Dall'angolo, dalla parte opposta, raccoglie il pallone in corsa Piccirillo che spedisce al lato. La conduzione della partita è sempre a fuori del Roncofreddo che tenta di colpire da calcio piazzato, ma la conclusione di Berardi è facile presa per Semprini. In nuova fetta si vede per la prima volta su questo traversone di Cupi su cui Caprini esce a vuoto, ma Muratori non riesce ad approfittarne, mentre il movimento di Baldini poco dopo è d'applausi, ruba il tempo a Turci ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Il Roncofreddo replica solo da calcio piazzato, ma ancora una volta il pallone si spegne sul fondo. In nuova fetta invece si fa vedere dall'angolo, Muratori appoggia per Balducci che cicca la conclusione, ma la sfera giunge sul piede di Radici che recrimina per un fallo di mano in area di rigore. Rossi lascia proseguire. Finale di tempo con un'altra punizione calciata da Roncofreddo dalla distanza, con Semprini che blocca subendo anche un colpo alla nuca. Squadre che rientrano nello spogliatoio sullo 0-0, primo piano anche per il direttore di gara Rossi, ripresa che vede subito il Roncofreddo protagonista. Brigliadori riceve palla, il numero 11 si accentra, poi si defila nuovamente provando la conclusione verso lo specchio della porta, ma la sfera termina abbondantemente al lato. La manovra del nuovo affetto è lenta e prevedibile. Gori qui crea più di un brivido con questo tiro cross che si spegne alto sopra la porta difesa da Caprilli. I giallo-blu non sono nella miglior giornata, la punizione di Muratori, uomo simbolo, la dice tutta. Qui lo scambio Radici-Balducci porta lo stop di mano, quest'ultimo con l'arbitro ben appostato che facendo di proseguire, ecco che il numero 7 inventa un beffardo pallonetto che scavalca Caprilli, trovando l'1-0 a sorpresa. Terzo centro in stagione per l'ex Pietracuta. La risposta è Roncofreddo immediata. Berardi chiama una strepitosa parata su punizione Semprini, traiettoria sporcata in barriera, intervento che merita il replay. Ancora Berardi protagonista a calcio piazzato, pallone che si alza sopra la porta difesa da Semprini. Recrimini poco dopo per i padroni di casa con Ferraro che viene stoppato così dalla difesa ospite. Anche in questo caso Rossi fa segno di proseguire. La partita a questo punto si accende, diviene sempre più maschia. Scoppia anche un parapiglia tra le due panchine. Poi quando si riprende a giocare Muratori dimostra di non essere proprio in giornata di grazia. Al 37esimo il pareggio arriva, è Caparvio Calbucci che ruba il tempo all'avversario, mette al centro dove Lasagni sfugge alla doppia marcatura trovando l'angolo vincente alla destra di Semprini, facendo scatenare la gioia della panchina di casa. Si chiude qui una sfida molto delicata per i piani alti di classifica che vede il nuovo affetto ottenere un punto preziosissimo in virtù della qualità di gioco espressa in questo pomeriggio. Mercoledì sera si ritorna in campo in quel di Misano per recuperare la sfida con il Real San Clemente. Per la band di Nicola Montanari una grande prova, con l'arbitro Rossi il rapporto non è dei più positivi, ma assolutamente il lavoro del club gialloblu e dei propri giocatori merita in questo torneo da neopromossa il segno del pollice indirizzato verso l'alto.